Logos Web Radio. Benvenuti su Logos Web Radio. Questa è la seconda edizione della rubrica Scruscio, Disturba il Silenzio, con la quale confermiamo il nostro impegno nella lotta alle mafie e nella difesa della legalità. Abbiamo intervistato numerosi ospiti del seminario Mafia e Antimafia, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Bologna. Quest'anno il seminario è iniziato il 7 aprile e terminerà a fine maggio. Nel corso di questa edizione avremo i contributi di Don Luigi Ciotti, Nicola Gratteri, Attilio Bolzoni ed altri personaggi di spicco nella lotta alle mafie. Hanno collaborato con noi i ragazzi del progetto Vi raccontiamo le mafie, dell'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno. In questa prima puntata abbiamo come ospite Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, associazioni Nomi Numeri contro le mafie, che ci ha parlato della presenza dello Stato e del ruolo individuale nella lotta all'illegalità. Quando si parla di necessaria presenza dello Stato, si dice sempre che lo Stato non c'è e dovrebbe fare di più, ma in concreto, magari non tutto quello che lo Stato dovrebbe fare perché ci vorrebbe troppo, ma la cosa più importante che i governi potrebbero fare per andare incontro a chi chiede la presenza. Beh, il fatto che si debba chiedere è già un atto di denuncia, vuol dire che non c'è una continuità, una presenza costante, una presenza vera. A volte molte cose non sono fatte a metà, a volte del tutto non ci sono. Primo. Secondo, lo Stato però non è fatto solo dalle istituzioni, non è fatto solo dalla politica, dal governo, da chi governa, è stato fatto anche da cittadini. Noi dobbiamo recuperare questa dimensione dello Stato, che tra l'altro l'articolo 4 della Costituzione ci ricorda che come associazioni, come gruppi, come singoli cittadini siamo chiamati anche, se vogliamo, a portare il nostro contributo per il progresso spirituale e materiale del Paese. Quindi abbiamo anche noi una responsabilità e una corresponsabilità al cambiamento. Terzo, io credo che si deve dire che lo Stato deve fare cose giuste. E allora noi troviamo che le cose non siano fatte e troviamo dalla nostra Costituzione che ci indica la strada, gli obiettivi, dove vengono sottolineati quelli che sono i diritti, ma anche quelli che sono i nostri doveri, quindi la nostra quota di responsabilità per portare il nostro contributo. Ora devo dire che la Costituzione è in parte attuata e in parte non attuata. Faccio un esempio, l'articolo 1 della Costituzione che dice che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Mi sembra che possiamo dire tutto meno che fondata sul lavoro. E se penso al lavoro e al mondo giovanile, dove la più alta percentuale di giovani che non riescono a vedere le prospettive, mentre si fanno i giochi di prestigio, ad esempio, per allungare le pensioni degli adulti, no? Mentre c'è un mondo di giovani che ha competenze, professionalità, che si è preparato, che ha studiato, che ha voglia di mettersi in gioco, che vive in una situazione di stagnazione. Ecco, è nella Costituzione che noi troviamo l'architrave delle politiche non essere realizzate e portate avanti. È questo che noi dobbiamo chiedere. Aveva ragione un filosofo della politica, Norberto Bobbio, morto qualche anno fa, quando diceva che la democrazia vive di buone leggi e di buoni costumi. Le buone leggi, ma cos'è il fondamento della legge? Il fondamento della legge resta la persona umana. Le leggi devono rispondere ai bisogni delle persone, di tutte le persone, non solo ai bisogni personali di qualcuno, ma i bisogni diventano i diritti diventano le opportunità, i servizi, gli spazi che si vanno ad offrire alla gente. Ma diceva che anche la democrazia vive di buoni costumi. Buoni costumi siamo noi cittadini, siamo noi persone che dobbiamo fare la nostra parte e il cambiamento che sogniamo deve cominciare anche da dentro ciascuno di noi. L'intervista è stata curata da Giuseppe Putignano di Logos Web Radio. Un saluto da Lucio Cipollari, Logos Web Radio, www.ilblogos.it.